Amici di Le Fonti TV, eccoci pronti, come avete visto, dopo la nostra sigla per una nuova puntata di No Huber, tutte le voci della formazione. Allora, anche questa puntata, come tutte del resto, ci darà degli spunti operativi, li definisco così, per cercare di capire come guardare al futuro da un punto di vista imprenditoriale, lavorativo, quali sono, insomma, le competenze che meglio, si associano al contesto anche di mercato in cui ci troviamo e come dobbiamo rendere sempre più effettiva la formazione personale e non solo, perché come leggete in sovrimpressione oggi parleremo di squadra, parleremo di team. Sapete, uno dei detti più conosciuti è proprio l'unione fa la forza, ma quanto possiamo rendere nostro nel discorso che faremo questo detto? E allora io saluto subito Manuel Minati perché Nohaber è in collaborazione con Rebis, che ringrazio per essere in studio con noi. Manuel, ben trovato. Grazie a te, Manuela. Insomma, l'unione fa la forza. Oggi Sempre. dobbiamo proprio. Sempre, vedi. Quando parliamo di lavoro, poi naturalmente racconteremo un po' quali sono i punti essenziali che vorremmo toccare in questa puntata. Quanto è importante il lavoro di gruppo, il lavoro del team? Allora, il lavoro di gruppo è sempre importante. Secondo me, in particolare oggi, scopriremo che quando un'azienda cerca un talento, deve cercare di individuare il talento adatto alla squadra in cui lo sta inserendo. Perché il talento da solo, individuale, sicuramente può portare dei risultati molto importanti, ma se inserito nel modo corretto nella squadra, dà un valore aggiunto ancora maggiore. Quindi è come dire, Manuel, che un'azienda, soprattutto oggi, tra le caratteristiche che ricerca in un candidato, in quello che è il candidato ideale, mette anche questa, cioè cerca di capire, quindi bisogna essere anche un po' lungimiranti, cerca di capire quanto sta bene all'interno del gruppo di lavoro. Esatto, deve farlo già nella fase in cui ricerca il talento e a maggior ragione, una volta che il talento è inserito nel team, deve lavorare con la formazione, ad esempio, per renderlo armonico e valorizzare il talento suo e del resto del team. Allora, ti faccio una domanda un po' difficile, ma secondo me per te non è difficile, sai che io Proviamo. cerco sempre di metterti un po' alla prova, però secondo me è una domanda che probabilmente si stanno facendo molti dei nostri amici che ci guardano. Ma questo vale per tutti i settori di riferimento? Perché poi noi oggi parleremo con un ospite, che è riferita a un settore particolare. Certo. Ecco, vale per tutti? Ma nella mia esperienza sì. Ovviamente poi a seconda del settore i team cambiano. Possono essere dei team che variano da progetto a progetto oppure dei team stabili. Quindi chiaramente anche armonizzare un talento in un team stabile richiede un certo processo. Quando i talenti devono essere in grado di spostarsi da team a team, invece ne richiedono altri. Ecco, questa è l'anticipazione della puntata. Prima di passare al secondo step, cioè al dialogo, Certo. vuoi darci qualche indizio su chi sarà l'ospite di Ma riferimento? io posso dire che ho avuto la possibilità di provare sul campo la qualità del team che questa persona coordina e quindi posso dire che ho un'esperienza diretta che il talento in quel caso fa veramente la differenza. Certo. Posso dare un indizio anch'io? Comincio a sentire un profumino nell'aria. Ottimo, Un ottimo profumino, direi. vero? Assolutamente. Allora, tra poco vi diremo perché. Sigla e torniamo. Ed eccoci tornati giusto al tempo della nostra sigletta, che però mi dà modo di darvi un altro indizio prima di presentare l'ospite e guardo Manuel Minati perché lo lancio a lui, è un assist indizio. Se io dico da Vittorio, tu cosa mi rispondi? Esperienza. Io credo che sia un'esperienza che se si ha la fortuna di fare rimane proprio nel nostro DNA. E Quindi qui c'entra il profumino di cui parlavo poco fa. sì, esatto, non volevo bruciare troppo Perché? l'introduzione No, dillo così dell'ospite. poi presentiamo l'ospite. Beh, diciamo che stiamo parlando di ristorazione ai massimi livelli, non solo dal punto di vista della cucina, Ecco. ovviamente riconosciuta, ma proprio dal punto di vista di tutto il team che ti segue dal momento in cui prenoti, forse anche prima. Ok, poi voi fateci sapere se vi viene anche fame, però la cosa fondamentale è prendere appunti un po' sui temi che abbiamo già avuto Certo. modo di elencare nella nostra premessa. E allora salutiamola e io la ringrazio moltissimo per aver accettato il nostro invito, Rossella Cerea, proprietaria e general manager da Vittorio. Rossella, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, ciao Manuel, ciao Manuela, grazie per averci invitato, per noi è un piacere assoluto essere qui con voi oggi. Allora, Rossella, io parto da una domanda che potrebbe sembrare molto semplice, in realtà non lo è perché apre tantissime discussioni. Il talento della squadra, talento e squadra, queste due parole, questi due termini, come li definiresti raccontando la tua professione? Quanto servono e soprattutto quanto aiutano a raggiungere poi massimi livelli, quindi obiettivi prestigiosi di un certo tipo? Allora, sono due parole secondo me che vanno una di pari passo all'altra, perché il talento da solo sicuramente non può arrivare così in alto come se si fa in una bella squadra. Ci vuole per avere talento sicuramente tanta formazione, ma per raggiungere ottimi risultati ci vuole una grande squadra con una grande formazione e un grande talento. Tutto questo dà la possibilità di avere più completezza, insomma, secondo me. Quindi Certo. è davvero importante e queste due parole, appunto, come dicevamo prima, vanno davvero di pari passo. Ecco Rossella, per esempio io e Manuel dicevamo nella nostra presentazione iniziale che effettivamente il fatto di capire che una persona è in grado di lavorare bene in un team è una delle competenze più richieste oggi, no? Che poi sì, potremmo definirla competenza, è anche un'attitudine più che competenza, però insomma di questo parliamo. È la stessa cosa che fate voi quando cercate per esempio personale? Assolutamente sì. A me è capitato di formare qui dei ragazzi che poi sono andati a fare diverse aperture, non so, in Asia dove abbiamo aperto il nostro ristorante a Shanghai, grandissimi professionisti, ma dei single player. E la cosa che abbiamo dovuto trasmettergli è appunto quella di dire: ok, tu sei bravo, ti sei formato, sei a un ottimo livello, ma adesso il passaggio che devi fare è riuscire a lavorare in squadra, perché non tutti i grandi talenti hanno questa capacità. È un po', una cosa innata, ma che va anche animata, che Ecco. va anche, costruita. Infatti, Rossella, ti Quindi. stavo chiedendo, poi lo chiedo anche a Manuel, perché mi è venuto in mente mentre parlavo io stessa, potremmo definirla, cioè il fatto di riuscire a lavorare in un team, attitudine, competenza, capacità, un mix di tutte queste tre cose, come la definiresti tu? Secondo me è un po' un mix, va anche formato, cioè non è detto che un grande giocatore sappia poi fare squadra, alcuni ce l'hanno innata questa qualità, perché non è facile, non è assolutamente facile perché devi scendere a volte a compromessi, devi saperti relazionare con gli altri, devi far sentire tutti parte di un gruppo. Certo. Alcuni ce l'hanno innata, alcuni devono lavorarci e naturalmente anche questa fa parte di una formazione che completa poi la persona, insomma. Certo, e che traccia maggiormente la strada e il percorso. Manuel, secondo te appunto attitudine, competenza, capacità, anch'io credo che sia un po' Sì. un'unione di tante cose. Sicuramente è un'unione e mi permetto anche di aggiungere un piccolo pensiero. È vero che noi dobbiamo lavorare sul talento del singolo per fare in modo che si armonizzi con il team e che sappia lavorare in squadra, ma allo stesso tempo, se abbiamo lavorato bene sul team, sarà anche il team stesso a fare in modo che la persona si inserisca in modo È corretto. vero, è vero. Quindi è un lavoro da entrambi i lati. Più il team in cui la persona si inserisce è abituato a cercare di valorizzare il nuovo talento che entra, più facile sarà per il nuovo talento riuscire ad integrarsi con questo team. È vero, anche Rossella sentivo dicevi. È È vero, verissimo. sì, perché poi sono quelle cose che magari sentirsele dire, dice sì, è vero, sì, però non tutti lo fanno, insomma, siamo sempre lì, no? Sì. E Rossella, se tu dovessi chiedere, abbiamo già parlato del fatto che sicuramente trovare in una persona la capacità di lavorare bene in un team è sicuramente in pole position. Le altre caratteristiche che ricercate maggiormente nei vostri collaboratori, quali sono? Allora, sicuramente deve esserci passione. La passione penso che sia veramente quello che muove tutto, muove il mondo, ti permette poi di approfondire gli argomenti, ti fa diventare curioso. La passione è quello che ogni giorno ci fa fare
tutti i giorni la stessa cosa, no? Però se lo fai con passione non ti pesa, lo fai, Vero. non so, diceva Confucio, no? Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno, ed è proprio questo, fai con passione quello che vuoi fare nella vita e muovi tutto quello che ci sta attorno. La passione però va coltivata studiando e approfondendo gli argomenti del tuo lavoro, qualsiasi lavoro esso sia, secondo me, che non è solo lo chef o il maître o lo chef de rango. Noi qui nella nostra dimora abbiamo diverse figure, no? Mi viene in mente anche, non so, il semplice lavapiatti. Se fa con passione il suo lavoro, fa la differenza. Certo, ma E certo. così il giardiniere, così il semplice runner, se ognuno fa con passione il proprio lavoro, poi sì che la squadra veramente è completa ed è più forte e lavora meglio. Ma certo, insomma, non deve essere solo un dovere, ma anche un piacere. È ovvio che non, insomma, ci sono lavori che più portano, no, a Certo. sviluppare una passione, altri meno, però insomma ci si può lavorare. Insomma, anche questo, anche per questo, Manuel, credo serva riuscire a capire quali sono le competenze più richieste e anche la direzione verso la quale stiamo andando, anche per riuscire a trovare dentro di noi, no, quello per cui siamo più portati e lavorarci di conseguenza. Sì, poi non è detto che una persona, soprattutto all'inizio di un percorso professionale, sappia Ah, esattamente dove vuole vero, arrivare. verissimo. Quando si trova nel contesto giusto, probabilmente riesce a capire se quello è il suo futuro. Ma infatti di questo avevamo già parlato, un'altra Sì. puntata che mi era piaciuta particolarmente, del ruolo dell'azienda, proprio da questo punto di vista. Cioè noi abbiamo, l'azienda ha a disposizione, lo dico brutalmente così, ma per non girarci troppo intorno, un tot di collaboratori e dipendenti. È chiaro che però se non sa sfruttare appieno le capacità di ciascuno, tanto ci rimette l'azienda stessa e il lavoratore, non sarà mai soddisfatto. No, ma infatti io credo che l'esperienza, poi Rossella la vive in modo ancora più forte del mio, è proprio quella che il vero valore aggiunto viene dato dall'azienda. Quando seleziona bene le Vero. persone, quando le segue, quando le aiuta a trovare la loro strada fondamentalmente. Non è semplice perché per un imprenditore magari si pensa che il primo obiettivo sia solo il Monetizzare risultato subito, insomma, economico e diciamo così. quant'altro. Ecco, Sarebbe, Rossella, prego, però prego, è vero, no, sì. scusate, verissimo, dice Manuel, sarebbe un errore però da parte dell'imprenditore, cioè secondo me quello che deve fare l'imprenditore è capire chi hai nel team e quanto può, forse non può darti, ma può dare come dà a te, poi dà anche a se stesso, no? Noi per esempio abbiamo un ragazzo adesso che è un ragazzo pugliese, un bravissimo ragazzo, arrivato da Londra, con un'esperienza a Londra, è arrivato da noi, è partito come comino, è diventato chef de rang. Lui non immaginava neanche dove poteva arrivare. Adesso noi, scherzando, lo chiamiamo il formatore, perché lui forma Figurati. tutti i ragazzi che poi dovranno andare all'estero a fare nuove aperture, ma nemmeno lui immaginava di arrivare a un ruolo così. È E anche certo. noi, quando l'abbiamo assunto, ma facendo questa strada insieme, abbiamo capito le sue capacità e le abbiamo valorizzate, no? E questo ha dato contributo sia all'azienda, ma anche a lui grande Ma certo, gli soddisfazione, avete sia dato, gli personale ave, che esatto, economica. gli avete dato anche la possibilità di trovare, io l'abbiamo detto anche fuori onda, un piano B, no? Perché comunque è diventato anche Certo. formatore, quindi come dire, ha ampliato le sue possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e Assolutamente. magari anche aiutato a scoprire un lato di sé che non conosceva. Insomma, questo è importante. Allora, faccio una mezza battuta con Manuel, però per sentire cosa ne pensa Rossella. Manuel, quando abbiamo parlato io e te abbiamo detto, ma perché in un ristorante non è importante solo lo chef, cioè quando si sceglie dove andare a mangiare non è importante solo sapere, ah lì si mangia bene perché c'è uno chef super e allora vado lì. Domanda un po', voglio dire, a doppio binario. Certo, beh, allora io la vedo da cliente, poi Rossella Dopo ci dirà sentiamo invece da Rossella, certo. imprenditrice del settore. No, io credo che sempre di più oggi si cerchi, quando ci si indirizza verso un certo livello di ristorazione, un'esperienza. L'esperienza per me parte addirittura prima dell'arrivo, nel ristorante o nella dimora dove sto andando.
perché parte da quello che è il mio desiderio di vivere l'esperienza. Quindi tutto l'accompagnamento, dalla fase, diciamo così, della prenotazione, ma forse addirittura prima, della comunicazione attraverso cui entri in contatto con queste realtà, fino al saluto Vero. finale e a quello che può essere una richiesta di contatto successivo, secondo me fanno veramente la differenza. È chiaro che se restiamo nel caso di specie, tu ti aspetti una ristorazione dal punto di vista della cucina di massimo livello, ma la cosa che ti colpisce di più, e parlo della mia esperienza diretta, è proprio la sensazione di completezza del team in tutte le È fasi. E vero, verissimo. quindi questo fa dà un valore aggiunto, ecco. Scusate, faccio un parallelo veloce, un po' come un negozio qualsiasi. Se io so che in un negozio c'è un bel vestito, ma poi entro e trovo scortesia e non vengo accompagnata come dovrei essere accompagnata, magari vado da un'altra parte e ne scelgo un altro, voglio Ma vale dire. anche se parlo con un call center di una Ma grande compagnia certamente, telefonica, certo, vale un po' per cioè tutto. vale per tutto, Però esatto. ecco, Rossella, lasciamo a te la parola su questo, perché però nel campo della ristorazione uno pensa subito e solo allo chef, No, no? certo. Rossella. Ma mi è piaciuto tantissimo il tuo esempio, è proprio così. Se entro in un negozio e mi piace un paio di scarpe, ma la commessa è sgarbata, io in quel negozio non c'entro più. Vero. E la stessa cosa si vive all'interno del ristorante. Andare al ristorante oggigiorno soprattutto deve essere un'emozione completa, 360 gradi, che come diceva Manuel, parte proprio dal momento della prenotazione, forse anche prima, e continua dopo, dal saluto finale al cliente, ma anche poi quando il cliente arriva a casa e non so, la coccola di chiedere come è andata la serata, se vuole lasciare una sua critica che può essere costruttiva, tutto fa parte dell'esperienza. Sicuramente il buon piatto, il cibo buono, l'emozione che può dare il piatto è fondamentale, però se servito da un cameriere scorbutico, comunque non spiegato nel modo giusto, perde il 50% del suo valore. Se invece quando il cameriere ti porta il piatto al tavolo, ti racconta il perché di questo piatto, di cosa ci sta dietro, aggiunge valore al piatto, così come il sorriso della ragazza che ti accoglie all'ingresso o al momento della prenotazione, quando chi ti risponde è una voce squillante e non Vero, magari vero. stanca o scocciata. È Frettolosa, un'esperienza eccetera. in toto ed è per quello che facevo prima l'esempio del lavapiatti, no? È tutto il team, sono tutti quei piccoli puzzle che poi fanno grande Esatto, l'esperienza. infatti hai usato una parola che avrei usato io adesso, esperienza, cioè tutto deve diventare un'esperienza, altrimenti diventa solo come dire, qualcosa di meccanico, di automatico, no? Cioè tutti dobbiamo mangiare, mangiamo tutti i giorni, ma se vogliamo ovviamente fare un passo oltre, dobbiamo trovarci una serie di elementi che Sì. possano darci quel Sì, valore e aggiunto, poi ecco. aggiungo un'altra piccola osservazione molto personale. Certo. Credo che tutti impariamo a riconoscere quando chi ci sta in qualche modo fornendo un servizio, qualunque esso sia, lo fa con passione, come diceva prima Rossella, rispetto a chi lo fa Tanto tecnicamente in per. modo corretto, ma con un livello minimo di empatia rispetto a quello che sta facendo. Poi l'empatia, appunto, è qualcosa. Ecco, questa forse è una cosa che o si ha o non si ha. Parlavamo prima di. Sì, si può comunque lavorare Si per può lavorare. sviluppare. Ecco, così anche qui, gancio giusto. Rossella, prima giustamente tu hai accennato all'importanza della formazione, ne parlavamo anche noi, insomma, ma che ruolo copre, proprio entriamo un po' più nel dettaglio su questo che è un punto fondamentale, visto che Noaber è tutte le voci della formazione, che ruolo copre la formazione in azienda per formare un individuo a una persona che possa rappresentare uno dei talenti della squadra? Allora, il ruolo della formazione è cambiato secondo me negli ultimi anni tantissimo. Pensa, io ero una bimba e già bazzicavo tra i tavoli e mio papà mi diceva: ricordati che il mestiere devi rubarlo.
Adesso è cambiata completamente, soprattutto noi stiamo puntando tanto su questo. Pensa che a gennaio partirà un'academy all'interno del ristorante, un'academy gratuita per tutti i nostri dipendenti, fatta da cinque diversi, sono cinque corsi diversi, che puntano sul formaggio, sul caffè, sul vino, sulla comunicazione. E sul management e vogliono dare la possibilità a tutti coloro che lavorano all'interno del Davittorio di avere degli attestati di frequenza, dei certificati di frequenza e un attestato finale di questa Academy in modo da avere una formazione generale in diversi ambiti dove non solo chi lavora in sala o cucina può accedere, ma chiunque sia appassionato a questo mondo, per magari scoprire anche dei talenti che non pensavamo Certo. ci fossero. Alla fine di questa Academy, poi la Davittorio riconoscerà un attestato e al più meritevole un premio che sta nell'andare 3 mesi nel nostro ristorante a Shanghai, naturalmente tutto spesato Wow. all'azienda, ma dove lui potrà poi dare più valore al suo curriculum perché appunto avrà cinque riconoscimenti più il nostro. Questo secondo me ti fa capire quanto noi stiamo puntando sulla formazione e sul coltivare la passione di cui parlavamo all'inizio per questo Eh lavoro. certo, Perché sì, ti prego, prego. ribadisco che, come dicevamo prima, no? Dobbiamo coltivare le nostre passioni e per coltivarle, più una cosa la conosci, più ti piace, più approfondisci, secondo Manu, in una parola, gratificazione, un'altra parola me. Certo. chiave, no? È quello che stava spiegando Rossella. Certo. Ma anche l'orgoglio di appartenere ad un'azienda che investe sulle persone che ne fanno Ma come parte. no? Certo. No, È poi la un circolo gratificazione è una virtuoso. cosa umana, noi ogni giorno Vabbè, dobbiamo avere certo. gratificazione in quello che facciamo, altrimenti, insomma, per forza di cose perdiamo appunto la La passione e anche la motivazione, voglia di fare, la certo. motivazione, esattamente. Certo. Chiedo a entrambi, riparto da Rossella, poi Manuel, Certo. vengo ancora da te. Quali pensi, Rossella, che possano essere per il futuro le soft skills più richieste? Cioè, oltre al fatto, nel vostro settore ovviamente, no? Poi con Manuel magari ampliamo il discorso, oltre a quelle già che tu ci hai elencato e che appartengono al presente, quello che stiamo vivendo. L'abbiamo detta prima, secondo me l'empatia è importante, va richiesta ed è importante e come diceva Manuel prima ci si può lavorare perché è vero che è un po' innata, però è importante lavorarci e per l'empatia devi lavorare su te stesso partendo da dentro te stesso. È un lavoro che la persona fa proprio sulla sua psicologia. È Questo vero. È un lavoro molto molto delicato, però è quella cosa che a pelle subito è la prima cosa quando tu apri la porta a un cliente che avverti, no? E quindi il sorriso, ma che sia un sorriso vero, la voglia davvero di accogliere, anche quando magari non sei in piena forma o magari hai altri mille problemi per la testa, fa anche questo parte dell'empatia sicuramente. Assolutamente. Questa è sulle altre ci si può studiare e si può migliorare. L'empatia devi lavorare proprio su te stesso. Forse sembra la più semplice, ma non lo è. No, 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 anzi, secondo me è la più complicata, cioè l'ho detto prima, anzi io addirittura in modo molto superficiale ho detto questo è qualcosa che non si può studiare, che è innata, abbiamo scoperto che non è così, che ci Certo. si può lavorare, però secondo me è più complicato. L'empatia, ecco, serve in tutti i settori, sicuramente quello a contatto col pubblico ancora di più, però Certo. insomma ormai ci sono pochi settori in cui non si ha a che fare con altre persone, no? Poi chi più Sì, chi meno. Tu certo. cosa ne pensi anche proprio rispetto alle soft skills che verranno richieste più in futuro? Beh, allora, sicuramente l'empatia, e non ripeto tutto il ragionamento fatto da Rossella che condivido pienamente, credo che un'altra cosa importante sia la capacità delle persone in qualche modo di mantenere un livello di motivazione che se volete è legato al tema della passione Sì. e di voglia di approfondire quello che si sta facendo. Cioè, molte volte è umano pensare che avendo raggiunto magari un certo livello
Più di così non si possa imparare, non si possa fare, non si possa migliorare e ci si mette un limite da soli. E È vero, quello hai è un ragione. peccato, quello diventa E un qui serve il peccato. team, Qui appunto, serve il vedete team Anna. che ti Certo, è un valorizzi, aiuto, per l'azienda. quello che dicevo, un po' tutto un discorso a doppio binario, no? Eh Come, certo, come tante viviamo in cose. una comunità, non siamo dei Esatto, singoli. esatto, esatto. Grazie Rossella Cerea, proprietaria e general manager da Vittorio. È stato davvero un Grazie a voi. piacere averti con noi. Insomma, ci sarà modo magari di approfondire il discorso e insomma, complimenti anche per questa Academy, questo è un bellissimo progetto. Grazie. Sì, davvero. Beh, insomma, quando c'è la formazione abbiamo fatto già la metà del lavoro, forse, no? Dai, Diciamo, mettiamola così. almeno l'approccio è quello. Ok, allora Manuel, tu invece resta qui con me perché Certo. tra poco andremo nelle conclusioni. Grazie ancora a Rossella e a Grazie presto. a voi, a presto. Ciao, Grazie. grazie mille. E allora restate lì perché con Manuel Minati tireremo un po' le somme. Ed eccoci quindi per le conclusioni. Manuel, tiriamo le somme, come sempre facciamo al termine di Certo. ogni puntata. Cosa ci lascia in eredità questa chiacchierata? Beh, credo che abbiamo scoperto anche sul campo che il termine talento e squadra sono un tutt'uno. Non si può pensare di lavorare in un team senza riuscire a integrarsi con questo team, anche essendo il miglior talento del mondo. E che si può lavorare per fare in modo che i talenti e i team diventino veramente una squadra vincente. Quindi l'unione fa la forza, siamo partiti Bravissimo. così E e torniamo lì. concludiamo così. Del resto, no haber, solo con me non sarebbe quello che è, invece tu dai il valore Troppo aggiunto. buona. È un team, no? Sì, certo, ormai sì. E gli ospiti che davvero ogni puntata danno un contributo incredibile. Allora, io naturalmente, Manuel, ci vediamo alla prossima puntata. Invito sempre a prendere contatto con Manuel Minati, insomma, è dappertutto, con la sua community Noi anche. ci siamo, quando ci Esatto. volete, ci siamo. Perché è quello che cerchiamo di fare anche proprio con questa trasmissione. E grazie per averci seguiti, Manuel. Grazie ancora, Manuel Grazie Minati, a te. Rebis. Grazie per averci seguiti. Torneremo presto, naturalmente, e vi invito a rimanere sulle fonti TV. Buon proseguimento.